qui si sta rivelando una stagione nella media per loro. Di questo passo dovrebbero riuscire a salvarsi. Bella ragazzi, memo al microfono, che poi il microfono è un iPhone. Comunque, siamo ridotti così da barboni all'inizio. Bene, quello che vi sto per presentare è una partita di FIFA, che però, scusa a parte, volevo farla su Black Ops 2, che per problemi tecnici non è stato possibile. Comunque, io gioco principalmente sull'Xbox. La mia gamertag è NK Memories, mi chiamo Pierluigi, vengo da Frosinone, ho 19 anni, quasi compiuti. A proposito, li faccio a febbraio e sì, voglio i vostri auguri, proprio assolutamente. Per chi come voi ben saprà e chi no, sono il ragazzo di Jules Baker, quella nana con i capelli rossi. A proposito di Jules Baker, essendo comunque il primo video e c'è comunque un po' d'ansia, quindi questa me la dovete perdonare. Ho deciso di portarmi comunque un ospite un po' speciale, come si suol dire, quindi presentati, presentati, Se lo dici un'altra volta. presentati. What's up guys, qui Jules Baker. Benvenuti sul canale di Memories. Anche detto, madonna, ti sei emozionato quando ho detto Memories? Così proprio, secondo me c'è Rocco Siffredi che si sta facendo le pippe sul nostro video. Però attenzione, adesso non sono io che sto sul tuo canale, ma sei tu che stai sul È mio. vero, minchie. Ma queste sono soddisfazioni Un doppiamente. applauso. Applauso a Memo. Se non Un l'avete applauso a fatto vi me. stupro il gatto, come sempre. Bellino. Perché non cambi dici i cani E no, stavolta? perché io amo i gatti, perché sono un gatto. Ma a me piacciono più i cani però. Cazzi tuoi, che vuoi? Giustamente, stai sul tuo canale, datti le regole, ma fino a un certo punto, quindi sciati, perché veramente. Comunque, cazzi è già a parte. La nana ha Dici. sentenziato. Mi zittisce così, attenzione. Scusate la partita veramente disastrosa perché chi gioca a FIFA capirà, ma diversi fail come potete ben vedere, ma non gioco a FIFA, cioè ho gioco a FIFA da un mese perché prima comunque faceva schifo perché sono un giocatore di Gears principalmente e chi sa, chi gioca a Gears sa che o giochi a Gears o giochi a Gears. Più che altro è l'abitudine principalmente che fa le skill in un gioco, questo io l'ho sempre detto anche sul canale mio, quindi principalmente se sei abituato a giocare a un gioco e passi ad un altro sei un totale ritardato, del tipo che fai un joystick, Vabbè, oh ma la mio gente sta Dio! qua per sentire me non te, quindi. Allora senti, vai a cagare, c'è il bagno qui, uno dall'altro. Ah. Tra l'altro do a fine video, sì. È bu Quindi, buono. Un un'ispirazione. like per Memo che caga. Ecco. Big up. A proposito, io innanzitutto sto come barboni, sto con un foglietto di carta, con una penna in mano. Beh, io ci ho campato col signor Foglietto, Signor figurati. Foglietto 2. Esatto, Okay. Ci la faremo vendetta. fidanzare, La perché vendetta del faranno foglietto. figli a loro volta. Siamo con la webcam di Jules, perché io ce l'ho ma è puzza. E Ecco, stiamo con un giustamente. iPhone a registrare. Col mio iPhone, perché tu E con il sbavola. suo gatto. Perché mi ha rotto. E E con con il il suo mio il gatto. gatto. Beh, insomma, Quindi. scherzo, cambia le due cose se c'è un attimo, lo so. Cioè, solo la casa è la mia. Cioè, regà, vergogna, se fa sponsorizz dislike, se fa Assolutamente. sponsorizzare, mi ruba l'attrezzatura, cioè, non lo so, veramente, c'è cioè, sta gente, non. Boh. Comunque, solo per questo qua. Cioè, dopo chiudo il canale, dopo il video chiudo. Sì, esatto. Ci stiamo. Allora, la partita innanzitutto è su Ultimate Team, per chi non la conoscesse, è una modalità, cara mia amore, dove puoi comprare giocatori. Quindi? Tu più fai partite, più fai soldi, Ah, più compri certo, più compri giocatori. giocatori, ok. Non fa la sapientona, te lo sto spiegando io. Ah, vabbè, però lo sapevo, l'avevo visto. Ok. Guarda, fino lì ci arrivo, Io ho fatto una devo nobata che non spiegherò qua perché sennò tutti col dislike. dire. Hihihi, hai nappato tits likes. Dislike, One, quindi non lo dirò. one, Però prima, lo stronzo, non lui, ma lo stronzo di prima, c'aveva i giocatori modificati. Perché si è di comprato, merda. sì, ha comprato le carte e quindi c'aveva i giocatori modificati. La partita è andata a puttane perché la signorina qua non l'ha messo, ma comunque ha dato una botta alla scrivania e ha fatto saltare il cavo. Questo perché tu c'hai le cose UFB, UFB. Le nuove puzze, prese UFB le by Jules prese Baker. UFB. Ma certo, no, veramente, c'è le puzze, Dio santo, gli sputi si sposta, cioè, lo so, Adesso esce. la colpa è la mia, Certo, naturalmente. Casa mia, colpa certo, mia, ovvio. certo. Comunque, come ho già detto, volevamo farlo su Black Ops, ma alla fine, per problemi, abbiamo scelto FIFA. Diciamo che qualcuno ti ha shippato Black Ops. Non Diciamolo. facciamo nomi, però ti ha shippato Ma Black hanno Ops. shippato Black Ops. Però ovviamente poi scroccherai È il stata la mio. mamma di Jules Batti che ci ha sporcato. Ma non è vero, Ci ha lascia dato. fuori mamma Baker da questa storia, non c'entra niente.
Lei è un ammazzazombie, va bene? Cioè, se parlo così sembra tipo di pischella con le mappe, tipo, cioè quella quanto mi piace da 1 a 10. Sì, quando ti piace da 1 a 10, piace, scritto piace, 300x di 1. Allora, quello che io volevo portare sul mio canale sono principalmente gameplay, costa deficiente qua a fianco. Grazie. Forse faremo anche un triplo commentary anche con la mamma. Ah, sì? Perché la mamma... Buono. Perché la mamma è la mamma, la mamma. Ah, premetto che io sta cosa la sto sapendo adesso nel senso che non mi ha messo al corrente fino a mo'. Era una sorpresa, quindi sorpresa! Ta-da! Ho tirato fuori il coniglio dal cappello, attenzione. Ho intenzione anche di fare vlog. Ma non vlog tipo quello che la mattina mi sveglio accendo l'iPhone. Sono memories. Oggi facciamo un vlog. Sono memories, la vita è triste, sono un momitaglio. Esatto. Che poi noi ci tagliamo perché? Cioè noi siamo depressi. Perché il mondo si odia. No. Perché non odiamo il mondo. No. Siamo depressi. Perché c'è lag. Ci sentiamo male. Perché c'è lag. No, ma se noi comunque ci tagliamo, cioè c'è il dolore, quindi è normale che siamo depressi. Quindi non tagliatevi più, vedete che non soffrite più se non vi tagliate, perché fa male. Attenzione, discorsi da link di Facebook parte 1. Ma adesso cioè, lascio per essere... YouTube apro le pagine di Facebook. Prendo inizio pure... a fare le frasi quelle filosofiche, tipo... Sì. Tipo, ma perché... Non è male come idea. Ma perché se la valigia si porta, la porta non si valigia? Le domande proprio... Ma è come se la ragazza viene chiamata puttana e il ragazzo non puttaniere? È la stessa cosa. Cioè, perché... scusate, ma perché si chiamano tutti se troia e te se lo dai a tutti sei un figo? Perché tu devi immaginare sempre una chiave che può aprire tutte le porte del mondo. Cioè, sarebbe una chiave della Madonna. No, la Madonna lasciala fuori, ma che le chiavi ce la sa. Sarebbe una chiave di Dio. Ma se tu, però se c'è una serratura che si fa aprire tutte le chiavi è una merda. Tu c'è Nida Escal. Non è stagione, Natale è passato. Comunque sì, è vero, concordo, infatti odio le zoccole. Appunto. Tanto perché non perdo tempo. I topi li odio anch'io comunque. Però non stiamo parlando di topi, stiamo parlando della partita. Dislike. Disiscrivetevi. Non vi iscrivete per niente. Passate, fate finta che avete sprecato 7 minuti della vostra vita in vano. E non di vano, in vano. In vano? Su in vano. In vano, su Ivano, sul divano. Ivano, sul vano? Ivano. Sul vano del divano in vano. Vabbè, l'ha capito lei quello che ha detto. Comunque. No, secondo me possono disiscriversi dal mio. Ma secondo me. Sì, pure anche secondo me. Cioè, c'ho 11 iscritti, no? Vabbè. Quindi i miei 11 iscritti. Potrebbero essere aumentati in realtà, perché oggi è domenica, ma tu posterai il video martedì. Da qui a martedì potrebbero essere diventati 20. Sei diventata una veggente? Maremma esercente. Capace? Può essere, che io so. Vedi, ti ha detto lui che devi stare zitta, guarda. Te l'ha detto lui, te l'ha detto. Senti cosa, intanto le garbi. Hai parlato fin troppo. A parte scherzi. Ciancio le bande. Dici. Cioè, sei sul canale tuo, parla tu, no? Veramente sei tu sul tuo. No, è diventato il tuo da stasera. Perché? Non lo so, te l'ho regalato. Ah, perché giustamente ti presto l'attrezzatura, esatto. Ti sponsorizzo e adesso ti do le chiavi quanto... di casa e ti regalo casa mia, me ne vado io. Vabbè. Che poi io non sono neanche nuovo su YouTube, questo tu lo sapevi. Ma perché? Loro no, ma loro spiega, no, spiega, loro spiega. No. Stai calma, faccio io. Perché io nel 2012, ben lontano, che poi ci stanno ancora i video, però non vi linko il canale perché sennò vi fate 4 risate e veramente vi viene voglia di prendere una pistola. Ma neanche spararvi voi, cioè venire a ammazzare me direttamente, quindi non ve lo consiglio tanto a vedere i miei vecchi video, che però comunque farò e vi linkerò. Sì. Beh, ma là sei stupido. Non lo so, sì, so voi. Ma sei stronzo, Gianluca. Comunque, ho fatto questi video qua, dove facevo solo Gears, che poi c'è anche sta gnoma qua, quando non era ancora nessuno. Erano i tempi. Quando non era ancora nessuno. Manco fossi chissà chi, però... Beh, sicuramente rispetto a prima... Questo Jules Baker, cioè... Appunto, ma vogliamo dirla questa similitudine? Ogni volta che voi aprite WhatsApp, che cosa vi scatta? WhatsApp, guys, qui cioè memories. Ma serio, loro lo fanno. Lui e la mia migliore amica e tanti altri nostri amici lo fanno sempre. Ogni volta aperto WhatsApp, guys, qui già spiegare io. Beh, e lei si sente figa. Se vareggia più a me per culo, non lo so. Dettagli. Adesso tu, ogni volta che vedrai un microfono, penseremo. Sì.
ci fichiamo che non è per la forma fallica, perché tanto ci sarà gente che scriverà oh me la Jimbo. Perché è normale, è così. No, a parte scherzi, ho aperto sto canale dove facevo video su Gears con altra gente, però c'avevo tipo l'audio sballato, cioè, nel senso che, non so, ammazzavo un cristiano, dopo 3 minuti commentavo il cristiano ammazzato. Ma cioè, il fuso orario dopo. Fuso orario, sì, capito? Cioè, in, che ne so, in una parte di mappa erano le 3, nell'altra mappa era, nell'altra parte erano le 6 di pomeriggio. Capito? Quindi un po' così. Ho fatto anche un video con Sharp sul canale di Gamer Sharp. Ho commentato Gears Judgment, no? Quando è uscito. Sì. Cioè, sul canale di God sono andato a commentare Gears. Siamo, ma adesso è proprio un bimbo paxo. Ce l'ho voluto rischiare. Bimbo paxo de magnancioca. Ma come per dire la è come per dire che andiamo a dare una pizza. Mamma mia, quanto sei burino. Cioè, che poi, vogliamo dirlo che ore sono? Sì, sono le... Vai, dillo tu, dai, non c'ho le palle di dirlo. Serio? Sono le 5.59 di mattina. E poi dicono che io faccio i video alle 3 di notte. Cioè, giusto, ma ti fai i video alle 3 di notte? Beh, io faccio alle 6 di mattina. Che poi anche quello horror. È vero, erano le 3 passate. A proposito di horror, chi comunque si ricorda di me oppure mi ha già sentito, perché ho fatto video sul canale di sta... Beh, inventati un altro termine per insultarmi, tanto ne usati pochi. Non lo so, sottospecie di persona sul suo canale. Questo carciofino sott'olio, dai. Almeno è carino. Dai, su. Carciofino no. Carciofino no. Fipollina. Un'oliva sott'olio. Ma io non sono un'oliva, mi stai dando ma della tu... cicciona? No, però sei piccola e compatta, quindi puoi entrare dentro ma il barattolo. Ma non sono piccola e tonda. No, sei piccola. E allora? Dentro il barattolo c'entri. Vabbè, quello sì. Allora, entri dentro le scatole, ti fai anche le foto pax, perché io entro dentro le scatole. Entri anche dentro i barattoli. Okay. È vero. Appunto. Esperienza che sicuramente rifarai, quella dell'horror, vero? Dillo. Dillo la tua esperienza con l'horror. Vero? La mia esperienza con l'horror? Mm. Io diciamo che io e l'horror non abbiamo buoni rapporti. Ma proprio... Siamo all'alcolisti anonimi? Sì, certo, devi raccontare la tua esperienza. I miei problemi con l'horror. Esatto. Niente, ragazzi, sono diventato dipendente dall'horror, da due anni. Sono diventato dipendente dall'horror. Vabbè, dall'horror, ti aiuto. Dall'horror, vedi, non... c'ho talmente tanta paura che non riesco a pronunciarlo. Buono. Comunque, dipendente da 2 anni, non posso farne a meno. Brutte esperienze. Anche l'incubo di stanotte non raccontiamolo perché. Oh mio Dio, cioè, a parte che mi ha dato una gomitata sulla schiena, cioè. Raga, io stanotte non sono riuscito a dormire, questo russa come un trattore. Ma vi giuro, sembrava. Ma poi i trattori sono carini. No, quello di Michele Misteri non è carino. E tu sembravi Michele, ho stato io con lo trattore. A darti la gomitata ho stato io. No, stanotte mi sono sognato che tipo, non lo so, stavo in guerra con mio padre, mio nonno e mio fratello che ha 11 anni. Cioè immaginate un ragazzino di 11 anni che poi in Afghanistan... Tra l'altro tuo fratello. Sì, ma anche poi in Afghanistan ci stanno anche queste cose, quindi non manca di dire una perversione. Che ti immagino, fratello? Oh, Akbar! Con i bengala enormi, più grandi di lui. Niente, raga, mi sono immaginato che dovevo sparare bengala sulla strada e far saltare le macchine che passavano. Questo fa troppe ore di GTA, col bazooka infinito, tipo. Questi sogni disagi dei gamer. Io ho sognato tante volte le invasioni zombie. Una volta ho sognato che c'avevo un gnascere in mano, ho guardato addosso, avevo l'armatura però fatta di cartone. È stato un fail epico. Che poi il gnascere è più grande di te. Sì, esatto. Sottolineano questo. esatto. Comunque, a parte scherzi, dopo... Mo c'è sta lei che mi ha aiutato, ma per essere sincero ci ho provato anche io da solo a farlo. Comunque non è facile per niente. Se parla 16 minuti da solo il primo video è comunque bello difficile, quindi datemi tempo perché altrimenti non lo so, altrimenti dai un insulto. Altrimenti vi demolisco a casa con un bengala. Beh, mi sembra. Esatto, con il bengala del mio sogno che ragazzi esplodeva in ritardo, però comunque esplodeva. C'era il lag perché esplodeva in ritardo, però esplodeva. Cioè abbiamo le connessioni così tanto puzze in Italia che c'era il lag persino nei sogni. Ma guarda tu che è incredibile. No. Questo probabilmente verrà caricato martedì. Mm-mm. Poi oggi video venerdì caricherò il video di GTA. Quanti video c'è intenzione di fare a settimana? Dillo. Fatti i cazzi tuoi, scusami. No, non cioè, lo dico a loro, non ti fatti i cazzi tuoi. C'ho intenzione di fare.
2-3 video a settimana. Vi portate comunque qualche ospite speciale, qualche dual, se e mai raggiungerò qualche cifra speciale. Non vi dico che, cioè, porto un youtuber quando arrivo a, non lo so, un tot cifra, comunque ogni traguardo, che siano 500, che siano 1000, che siano 1500, che siano 3 iscritti, perché può essere che mi fermate 3 iscritti, cioè non si può sapere tutto. Hai già superato i 3 iscritti, puoi ritenerti soddisfatto, amore. Hai già superato i 3 iscritti. Va bene, quindi facciamo festa. Ah, ok, adesso chiudiamo il video e andiamo a ubriacarci con la Monster. È vero, c'ho una lattina di Monster ancora da bere io. Perciò. Ma non è detto che la bevi tu? Sì. Ma no. Ma sì, ma hai scippato tutta l'attrezzatura, non posso manco bermi una mostra in santa pace, vado, guarda, sta burcega tossa. Che paradosso, ce l'ho davvero. Appunto. Ah, è una cattiveria questa. Tra l'altro sembri, ti manca il bestemmione alla fine, sembri i vecchi catarrosi, quelli che dopo, no, la, che dopo poi, la tosse. Che poi diciamolo, che lei comunque mi sa che vuole morire giovane, perché ultimamente ho problemi di pancia. Oh mio Dio, raga, lancio certe scorregge abominevoli. Cioè io, raga, lancio certe scorregge che fanno, cioè, fanno schifo, raga, a me. Ah, raga, se tra qualche video mi vedrete bionda, non è perché ho deciso di diventare bionda e di fare la vaxa, è perché semplicemente mi ha fatto la decolorazione. Ho fatto la permanente, a parte quello. Marrone però. Normale. Che schifo, mamma mia. Che cosa obruscena. Orribile. Orribile. Che schifo. Oh, vabbè, Dio. A fine video ti riempirò di scorreggio, allora. Che schifo. Nessuno ti vedrà più. Salvatemi. Salutatela. Aiutatemi. Aiutatela. Aiutatemi. Help her. Comunque, ragazzi, il video è finito. Da me, Maurice, è tutto. Bye, guys. L'arbitro dice che può bastare tutti sotto la doccia.